Benvenuti, anzi bentornati sotto il tartarugone di Piazza del Mercato con Siena TV. Palio al microscopio questa mattina, dopo averci dormito un po', perché il processo al palio subito dopo lo si può fare, poi bisogna dormirci un po' e vediamo le cose già sotto un'altra prospettiva. Siamo qua con tre ospiti che ringrazio di avermi dato la loro disponibilità per questa mattina: Mario Toti, grazie a te. Paolo Viviani, buongiorno, grazie. E il nostro Massimo Bigliorzi, che ci fa da collegamento con quello che è stato ieri e quello che è oggi. Eccomi qua. Un palio lunghissimo per te, quindi molto lungo, impegnativo e faticoso, ma insomma l'abbiamo portato in fondo. Con ottimi risultati, direi. Allora, palio al microscopio, ma dobbiamo obbligatoriamente ripartire da quella che è stata la notizia della notte, perché eravamo in diretta, eravamo ancora qui in diretta, vi abbiamo potuto trasmettere le immagini della torre che bruciava. È stato per tutti quanti un momento di timore, perché vedere la torre che brucia, insomma, fa un certo effetto. Chi di voi era collegato oppure ha visto in diretta? Io ero collegato e è anche la prima volta che ho visto la torre prende fuori. Ma speriamo sia anche l'ultima. Era ribruciata già un'altra volta la parte superiore, però era stato un piccolo incendio spento con due secchi d'acqua. Questa volta è stato un incendio importante. Paolo, tu l'hai visto? Io ero collegato con voi, l'ho vista e non mi vergogno a dire che poi non sono riuscito a prendere sonno, perché sono state delle immagini veramente sconvolgenti. Vedere la torre che bruciava è stata una sensazione brutta, veramente brutta, e fortunatamente è durata poco, perché ma insomma un'ora sì, però che poteva essere, c'è stato un intervento tempestivo e fortunatamente risolutivo, però immagini brutte. Noi abbiamo ripreso le immagini sia dalla parte di Piazza del Mercato, che erano particolarmente spettacolari, che da Piazza del Campo, dove vediamo arrivare anche i soccorsi dalle nostre immagini. Abbiamo atteso fino a quando la torre è stata spenta. Dobbiamo registrare che uno dei vigili del fuoco che hanno fatto un lavoro meraviglioso, perché pensiamo che ci sono 400 scalini, che questi vigili del fuoco si sono fatti a corsa con gli estintori in mano e con gli autoprotettori, che sarebbero le loro bombole con le quali devono respirare, perché lassù l'aria, dice, era irrespirabile. Si sono fatti più volte avanti e indietro, su e giù per la torre. Quindi hanno fatto un lavoro encomiabile. Sono venuti poi a dare il cambio altri colleghi. Uno dei vigili del fuoco si è sentito poco bene, gli facciamo gli auguri. Ci hanno detto che non era nulla di grave, però facciamo gli auguri per una pronta guarigione. Abbiamo atteso fino a che non è stato spento tutte le operazioni di spegnimento, e poi abbiamo sentito il sindaco, che è intervenuto immediatamente perché era di ritorno dal rinfresco nella contrada dell'onda, e quindi è arrivato subito sulla torre. Con lui c'erano l'assessore Paolo Mazzini, che ha lasciato la festa, c'era il comandante della Polizia Municipale Cesare Rinaldi, e c'era anche il comandante dei Vigili del Fuoco Luca Nassi. Però abbiamo qui le parole del sindaco, ascoltiamo. Dov'è? C'è là, bassissimo. Alzatemi. Ma qui c'è ancora, siamo pronti. Dov'è l'audio? Sindaco Bruno Valentini, che cosa c'è? Ragazzi, allora, un'ora e mezzo fa circa, siamo stati avvertiti che c'era un principio di incendio sul vertice della Torre del Maggio. Quindi io ero ancora qua perché dall'emergenza del luogo, per congratularmi con loro per la vittoria, conseguita sul campo questa sera. E quando siamo arrivati abbiamo visto i vigili del fuoco che stavano cercando di salire. Siamo andati insieme a loro, poi i vigili del fuoco sono saliti sulla cima della torre, dove c'erano già due vigili urbani, un borghese e un volontario della Croce Rossa, che erano qui in Piazza del Campo a mangiare casualmente. Quando si sono resi conto che c'era tutto questo
Sicilia Andrea Torre, si sono precipitati, hanno raccolto tutti gli estensori che trovavano nella torre d'ascesa e sono arrivati in cima. Solamente che hanno trovato un incendio di vaste proporzioni, però robusto, perché quel tavolato di legno, sostituito da poco, aveva preso fuoco. Poi sono arrivati i vicini. Proprio in cima, proprio sotto il campanone. Allora, noi poi siamo tornati i vigili con me e altri funzionari del comune che sono, diciamo, accorsi, e abbiamo dato una mano cercando tutti gli estensori che servivano, ne abbiamo trovati almeno 20, perché non bastavano nemmeno quelli dei vigili del fuoco, perché il tavolato è un tavolato, diciamo, galleggiante, quindi il fuoco era alimentato anche dalla corrente d'aria che era sotto il tavolato. Cosa è successo? Noi immaginiamo, diciamo che è difficilmente spiegabile, che queste pignatelle, che si vedono anche loro, si vedono si siano rovesciate. Però la spiegazione non è vengono molto... Vengono messe su a quel livello della torre dell'immagine, sono anche la scena. È difficile, si rovesciano e la scena non è infiammabile. Quindi in questo momento non so spiegarvi come è successo, però l'incendio corrisponde con la condizione di guardare il mantello. Quello che è successo, non so quanto tempo fa, probabilmente in modo lento, c'è molto vento, da qui non ci si rende conto, ma lassù c'è moltissimo vento, e che quindi ha favorito probabilmente il principio di incendio, il propagarsi, hanno preso fuoco questo tavolato. Non è stato facile spegnere, poi è stato spento, quindi l'incendio è spento, non ci sono danni alla struttura. Ringrazio anzi tutto la fortezza di spirito che hanno avuto questi due vicini urbani, questo contatto della Croce Rossa, anche il Veloce, il nostro ispettore di pista in borghese, è stato uno dei primi a arrivare, e più tutti i vicini del fuoco, ovviamente con professionalità, hanno fatto questo lavoro. Noi abbiamo fatto una specie di catena umana per dare ai settori, perché la domanda è personale, come sapete, diciamo, la scala è più stretta, punto ci si scambia, e poi nella parte finale siamo saliti anche noi per vedere com'era il fumo acre, diciamo, davanti alla sorta di respirazione. Abbiamo anche portato dei bottiglie d'acqua, prese le macchinette che abbiamo saccheggiato, perché chi lavorava lì si potesse, diciamo, bere e rifocillarsi. E in alto la situazione è chiaramente sotto controllo, c'era ancora qualche punto dove c'era qualche tizzone che spingeranno. Domani cerchiamo di capire cosa è successo e come intervenire. Non ci sono danni sostanziali, ma la torre è stata tanta. La torre sarà chiusa per un lungo periodo? Solo la parte alta. Perché il problema è, se voi guardate, è solo la parte alta, cioè fino agli ultimi, all'ultima scala non c'è niente. È nel punto più alto sotto il campanone. Questo è. Quindi domani mattina interverremo per capire come mai sostituire le tavole, cercando anche di comprendere in questo momento non so spiegarmi come è possibile che quelle fiammelle si siano potute rovesciare e che abbiano, non ci ho spiegato nemmeno loro. Stasera hanno messo il tornare oltre, dopo le 20, abbiamo sentito il sindaco che ci ha spiegato che sono state le pignatelle, giusto? Io almeno credo si chiamano pignatelle. Perché l'abbiamo chiamate anche fiaccole, in effetti le pignatelle sono quelle che hanno la cera e che dovrebbero avere il coccio che le protegge dal versare la cera e la fiamma sul sottostante. Probabilmente è stato il vento che ne ha rovesciata una e ha creato questo problema. Beh, tutto è stato risolto, oggi torre chiusa, ma ha detto il sindaco che si spera che al più presto possa anche essere riaperta almeno la parte fino al terrazzo sotto il assunto, quindi questo l'abbiamo in qualche maniera messo, siamo riusciti a capire com'è la situazione, ma noi torniamo al nostro palio. E Mario, vinto l'onda, onore all'onda.
Flau, fate largo all'onda. Tanti anni fa c'era il famoso Flau, fate largo all'onda. In effetti è stata una sorpresa, Paolo Viviani, perché nessuno aveva messo l'onda fra quelle contrade che potevano essere farà le favorite. È stata una sorpresa, è stato un palio bellissimo, devo dire che la corsa è stata emozionante, sorpassi, controsorpassi, parate, è stato un bellissimo palio, un palio un po' all'antica che forse è nato già al momento della scelta dei barberi, perché si è visto diversi popoli esultare, questo mancava da un po' di tempo, diverse contrade che esultano, poi magari i cavalli per i quali si è esultato non sono stati i protagonisti, però è stato nell'insieme ecco, per Porto Alabi ad esempio l'onda aveva esultato a luglio e non ha esultato ad agosto, queste sono le... Questo dimostra che tutti, anche magari qualche volta giornalisti, dovrebbero rilasciare la parola bomboloni solo per le paste dei nannini o di altre cose. Vabbè, però bisogna in qualche maniera... Perché tutto sommato, quando si parla di lotto in alto e lotto in basso, io ho sempre detto, guardate, che tra questi cavalli, se le fate correre a pulito uno per uno, non è che c'è mezza piazza di differenza, per cui effettivamente... Beh, però si è visto che ha dato una grande differenza. Porto Alabi, nono di luglio, primo che... Perché a luglio era di rincorsa, qui era terzo, gli sono create determinati ostacoli magari a luglio, per cui dico, la piazza poi pareggia tante cose. Massimo, noi in questi giorni non avevamo mai parlato di una possibilità di vittoria, oltretutto bella così dell'onda, perché c'era rimasta un po' sotto traccia? Ma sotto traccia è rimasta perché Porto Alabi l'avevamo visto 9 volte e a parte nell'occasione dell'anno scorso di luglio non aveva mai entusiasmato nessuno, ma questo era un palio complicatissimo e come tutti i pali complicati si è risolto in una maniera più semplice. Allora, andiamo a cominciare il nostro palio e non possiamo se non cominciare dalla mossa. Avremo una regia fantastica che ci darà tantissimi contributi e la faremo impazzire a richiedergli tutti i nostri piccoli momenti di palio. Però la mossa ha fatto discutere. Il primo ad accusare la mossa di non essere valida, devo dire che è stato piuttosto facile, anche per noi non era questa mossa così facile dire che potesse essere buona, ma il capitano del Bruco ci è andato abbastanza pesante. Sentiamo che cosa ha detto. Quello che è successo stasera ci ha dato una certezza che forse potevamo fare il palio. Certo, se queste sono le mosse che si danno è evidente che c'è qualche problema. Quindi mossa non valida? No, questa è la mossa. Il Bruco è arretrato, è dietro... Ma credo non sia solo il Bruco, mi sembra ci siano altre due contrade. Sai, di luglio si è detto tutti che c'era una situazione effettivamente al limite della criticità assoluta e probabilmente era anche vero, perché se non mi sbaglio era oltre le 9 di sera. No? Ma comunque non credo sia tanto lontano dalle 9, però comunque saranno state le 8:30, 8:40, cioè le luci, mi ricordo benissimo che ho visto le luci dentro gli appartamenti. Ecco, però si questa volta di un quarto d'ora dopo l'ingresso dei cavalli, un quarto d'ora, 20... nemmeno una mossa falsa. Beh, mi sembra siamo andati da un estremo all'altro. Il cavallo del Bruco è evidenziato durante le prove comunque un po' di nervosismo e questo forse ha influito anche sulla prestazione. Un quarto d'ora era tanto che non la vedevamo. Come mai una mossa così veloce? È stata una scelta di questo mossiere che ci ha fatto vedere diverse cose strane, come la mossa data buona durante la tratta e tanto contestata da Siri. Mario? Ma dunque, io sono stato, l'ho sempre criticato questo mossiere, perché fin dal palio di luglio, soprattutto per la tratta, perché per la tratta poi
fece delle cose non molto belle, dimenticandosi spesso i proprietari della valle. Scusate, vediamo adesso la mossa e chiediamo alla regia se, oltre a queste bellissime immagini, può farci a un certo punto un fermo immagine su quell'abbassamento di canape, in modo che poi possiamo vedere come erano posizionati ben 3 cavalli, ha detto bene, perché ricordiamo, eccole qua, abbiamo 9 cavalli al canape, 1 di rincorsa, quindi fra i canapi sono 8, ce ne sono 3 che sono visibilmente arretrati. Sì, Mario, dunque, mi a vedere. Ecco, questa immagine lasciamola un attimo così, perché la mossa evidentemente ricorda un po' quelle mosse degli anni 60-70, se voi rivedete una mossa c'era antica, quindi mentre poi le immagini si dovranno rimuovere, vediamo che, e poi andiamo ad esaminare anche questo, che l'oca va proprio a tamponare, ma più che tamponare è uno scontro frontale, sì, mi pare. Sì, ma quello è quello che doveva fare, esatto, e che voleva fare. Però il bruco era arretrato. Ma allora, sì, il bruco era arretrato di suo, non mi sembra ci sia stato nessuno, gli ha dato noia. No, assolutamente. Era un momento in cui era un po' indietro. È chiaro che questa è una mossa non discutibile, super discutibile. Ma era una mossa e ci si aspettava fin da quando Andrea Mari, detto Brio, dalle prove ha scelto di accettare di partire in seconda fila. Mario, ti interrompo un attimo, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, alla regia chiedo di ripartire da questa immagine dopo. Tornati qua dal Tartarogone, stavamo parlando della mossa e chiediamo alla nostra regia di ritrovarci quella bellissima immagine, quel fermo immagine, ecco, eccolo qua, sul quale Mario Toti ci stava dicendo che ha sbagliato il mostiere ad accettare già durante le prove le partenze con la torre dietro. No, durante le prove, io dicevo che avendo la torre scelto anche giustamente in teoria di partire un po' indietro, ha facilitato il compito per il palio dell'oca di andare a cercarlo, perché tanto si sapeva. Il discorso che credo io che ha fatto Andrea Mari era anche giusto, dice: se io parto un attimino dietro con il cavallo che mi permette di fare delle traiettorie magari più basse, posso fare un palio da dietro, nel quale Andrea Mari è maestro. Purtroppo poi nel palio però le cose sono diverse. Una cosa, Paolo Viviani, in questa immagine vediamo bene che l'oca fa un palio completamente di difesa, chiamiamolo palio di difesa. L'oca poteva avere chance di vittoria se non avesse fatto... Ma io le possibilità che potesse avere l'oca non le conosco. Io ho capito quello che è stato il palio dell'oca e condivido che un dirigente faccia una scelta, perché se se ne vuol far troppe poi ne vengano male tutte. Quindi la dirigenza dell'oca, in piena scienza, coscienza, autonomia, ha deciso di fare un tipo di palio, ha fatto bene a fare quel tipo di palio, se era quel tipo di palio che voleva fare. Tornando alla mossa, è vero quello che diceva Mario, cioè che il brio aveva già fatto capire che poteva far diversa, ma quello che comunque rimane è che nel fotogramma della mossa ci sono 3 contrade che sono dietro e che prima della mossa non è stato, almeno non c'è sentito da parte del mossiere, nessun intervento al di là dello state calmi che invitasse i fantini a prendere la posizione. E questo è, se poi questo si coniuga con quello che forse se ne parlerà dopo, che è stato detto dal mossiere dopo in un'intervista, evidentemente c'è qualcosa che non torna, insomma, su come si è gestita la mossa. Massimo, secondo te mossa troppo giovane? Ma con 3 dietro non si parte, cioè non, assolutamente, non era mossa da dare, basta guardare, insomma, ancora più determinante la mossa nel palio, e questo, cioè, in parte siamo tutti d'accordo e tutti contenti, ma in questa maniera, e dal 2000 ora guardiamo le statistiche, cioè il terzo posto ha vinto un'infinità di volte,
Allora, io volevo fare un'altra disquisizione sulla mossa. Ma a chi ha dato la mossa l'Istrice? Dunque, posso parlare? Dunque, vedo Mario pronto e preparato. No, non sono preparato. Io avevo detto prima del Palio, l'idea mia era, perché poi il Palio è pieno di gente, dice, l'avevo detto, perché che bello nel Palio, te ci vedi tutto, no? Te vedi fa così, dice, ha visto, te l'avevo detto, lo parava, poi magari invece vedi l'aveva starnutito e ha fatto in questa maniera. È meraviglioso il Palio per questo, Dio. E a questo Palio il Jonathan aveva sparigliato talmente le cose che ognuno avrebbe corso esclusivamente per sé, almeno tra i fantini. Le contrade lo dovrebbero sempre fare. Ma almeno... l'Istria ci ha fatto per sé? A mio avviso ha fatto per sé. Io che ti devo dire, ha provato a entrare di ricorsa, Giovannino purtroppo l'ha sempre un po' patita l'ingresso, e non si sa bene l'ingresso di ricorsa, e tutto sommato quando Otto ce le poteva lasciare a casa. Otto ci poteva lasciare, una delle favorite poteva essere al limite la torre, ma io credo che più che la torre lui ha guardato un attimo per sé, quando si è sentito di entrare è entrato, perché a questo Palio, e si è visto purtroppo dopo in pista tra fantini, che ognuno faceva per sé, insomma. Ma questo analizziamolo dopo, perché qualche dubbio c'è. No, ma ti ripeto, dalla mossa Paolo Viviani, sicuri che non abbia cercato che Montone e Chiocciola fossero un attimo... Io sono d'accordo con Mario che i fantini e il Tittia ha fatto per sé, nel senso, e si è anche visto, perché l'attimo della mossa è quando c'era uno spazio per dare in corsa, che non è usuale, diciamoci la verità, ci sarà stato 7-8 metri liberi sotto, per cui lui poteva poi soffre la rincorsa, preferisce altre posizioni, cioè, ma quando è entrato aveva uno spazio di rincorsa che tutte le contrade di rincorsa lo vorrebbero avere, quindi questo depone a favore del fatto che faceva per sé. Poi è chiaro che quell'attimo di mossa è stato colto meglio da qualcuno, è stato colto meglio da qualcuno perché c'era l'accordo o meno, non si può dire. Certamente ha fatto per sé, poi se nel far per sé c'è stato bene qualche altro, questo è Palio, insomma. Poi vorrei andare a vedere, oltre a questa immagine che è molto esplicativa della partenza, su quante contrade siano rimaste prese di sorpresa dalla partenza, vorrei andare a sentire l'intervista al capitano dell'Oca che ci spiega il Palio dell'Oca. L'abbiamo sentito ieri sera nell'Onda. Ma io sono, credo, la persona meno indicata per poter dare questo tipo di giudizio, dipende il tipo di interpretazione ha dato. Credo che la fiducia a questo mossiere sia stata data da tutti i capitani incondizionatamente. Ne parleremo nell'inverno, se mosse di questo tipo con le difficoltà dei cavalli che abbiamo visto possano essere ancora percorribili o no. Quando il fantino è tornato in contrada, l'accoglienza? Ma, grande entusiasmo, perché l'accoppiata è sicuramente era la migliore in questo lotto, con il miglior cavallo e sicuramente uno dei migliori fantini. Non hanno vinto, quindi potete ben capire l'entusiasmo della contrada. Bene, Alessandro, ti rendiamo la linea. Grazie a Susanna Guarino e alla al capitano dell'Oca. Per loro il Palio è stato un Palio, Paolo, come dicevi tu. Come dicevo io, hanno voluto quel Palio, hanno fatto quel Palio, onore a chi ha fatto quel Palio, se voleva, come è stato dichiarato e come si è visto, quel tipo di Palio. Massimo, non siamo riusciti a capire bene dove sarebbe stata la lupa in questa mossa. C'è chi dice fra il terzo e il quarto posto, perché la busta, ricordiamo, era comprensiva della lupa. Deve essere bucciolata lupa. Fra il terzo e il quarto posto sarebbe stata fra Onda e Aquila. Fra l'Onda e l'Aquila. Avrebbe cambiato gli equilibri, la presenza... Certo, anche perché i posti bassi sono tutti partiti. Quindi avrebbe cambiato sicuramente il Palio, essendo l'Istrice di rincorsa avrebbe fatto un Palio completamente diverso dal Palio di assoluta difesa, come fossero state tutte e due fra canapi. In pratica l'Istrice è stato in questo modo facilitato al non guardare niente e nessuno, come dicevamo, e poter fare il suo. Certo. Un jolly notevole. Certo. Però ricordiamoci che nel Palio moderno vincere di rincorsa è veramente quasi da fantascienza. Bisognerebbe riuscire a vedere, ecco, il canape era ancora su quando in pratica il cavallo
stava entrando, non era ancora caduto. Sì, però non è giovanissima, l'hanno date molto più giovani. Il problema però era nettamente fuori. Sì, vabbè, ma il problema è se parti da lontano. Guardate, qui è nettamente fuori. Allora, i fantini questo lo devono capire, che se vogliono la mossa non giovane devono stare attaccati al verrocchino. E qui Giovanni una volta tanto è stato abbastanza vicino, perché lui parte spesso da lontano. Il problema vero di Giovanni, se te vedi, come ha detto giustamente l'avvocato, se no poi farebbe l'avvocato, no? Giustamente è entrato quando ha avuto uno spazio, c'ha più di mezza pista e quindi è entrato. Il problema è che la cavalla gli ha guadagnato poco. Lo vedi? Non è che Morosita riguadagna tanto, più di tanto. Vabbè, Morosita ha una certa... E Morosita io non l'ho mai messa tra le favorite, anche per scaramanzia, perché noi si è avuta due volte, ci si è perso due volte. Mario, però, francamente, Mario, te stai di parte. Scusate una cosa, l'ufficialità che la Lupa sarebbe stata al terzo posto. Quindi un posto buono, Massimo. È il posto che ha vinto di più dal 2000 in poi, quindi più che buono. Ecco, delizi anche in tutti questi dati e non è male. E questa è la settima vittoria, normalmente era il quarto, nel Novecento è stato il quarto il posto. Io sempre sentivo dire da Chico Giannelli era terzo posto, quello in cui si vince più frequentemente. Nel Novecento è stato il quarto, e allora, dal 2000 è il terzo. Lasciamo la mossa e andiamo avanti, perché Mario si era già avviato, ma noi vogliamo andare avanti. Se la regia ci passa le immagini, dopo la mossa andiamo verso San Martino. Escono bene dai canapi il montone in seconda posizione, per prima la chiocciola e l'onda. L'onda sì, anche lei in seconda posizione. Questa uscita della chiocciola dai canapi così veloce non l'aveva evidenziata poi tanto durante le prove? Sì, a voglia. Intanto il cavallo l'aveva evidenziato anche al Palio di Luglio, dove era partito prima pulito. Anche per le prove era partito, quando era basso è sempre partito bene. Era fra le contrarie che è partita meglio. Esatto, e dove perde uno dei momenti in cui il montone perde il palio, a mio avviso è qui. Lo sai perché? Ti dico perché. Perché Jonathan andava a partire alto, perché il parziale che ha la cavalla del montone dalla mossa a San Martino è forse il migliore di tutti. Non l'ha potuto espletare in pieno perché la chioccia l'ha subito chiuso. E allora, chiediamo di rimandare proprio in maniera continuativa questa prima parte fino a San Martino. Non gli dà mai spazio di entrare e non può la cavalla fare come aveva fatto a luglio. Qualcuno dice, Paolo Viviani, che Jonathan Bartoletti ha fatto tappo. No, Jonathan Bartoletti, non, secondo me, questa è la mia lettura assolutamente opinabile, non ha fatto tappo. Io riesco però a qui è Jonathan Bartoletti che alza l'onda. Ma perché chiappa la chiocciola. L'anteriore e il posteriore della chiocciola. Ti dicevo io. Se lo guardi bene, lui tocca a un certo momento con l'anteriore e il posteriore e il cavallo li va verso l'alto e alza l'onda. E alza l'onda per forza. Però se si guarda, si vede proprio l'attimo. Ma lo vedi benissimo, quello, e c'è lo scarto del cavallo. Quello cercavo di dire, lui cerca di entrare di dentro, lui non gli dà spazio. Quindi, perché... rivediamo ancora le immagini. In queste immagini si vede che per ora è interno. Qua qui va... vedi, tocca e poi allarga. Tocca e allarga. Massimo, la tua di impressioni. No, la dimostrazione, quello che ha detto Mario, c'è così poca differenza tra cavalli che nel primo tratto ce n'è ancora meno, perché sono tutti più pronti, quindi non c'è differenza, non si può pensare che il Bartoletti qui possa fare il miracolo, è partito dietro, resta però pensiamo dietro. Che ci sono tre cavalli che partono nelle prime posizioni e in pratica saranno gli unici che fanno il palio, gli altri non hanno un... Questa è la dimostrazione che la mossa è ancora più fondamentale, perché ci fossero stati altri tre non cambiava, secondo me sarebbero stati gli altri tre a farlo. Il recupero è veramente una mossa complicata. Non c'è quattro colonnini tra cavallo e esatto, soprattutto nel primo tratto. Sì, però magari se la mossa fosse stata diversa invece di tre, ce ne fosse stati quattro o cinque. La famosa intruppata a San Martino non l'abbiamo vista. Non si sta discutendo di questa mossa qui, ovviamente. Allora andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo e andiamo a San Martino.
il giorno dopo, palio al microscopio, siamo arrivati ad analizzare con i nostri ospiti la prima, ancora al primo, siamo al primo giro, a metà del primo giro, siamo arrivati a San Martino e a San Martino questo palio qualche cosa ci riserva. Il montone porta molto alta l'onda, abbiamo fatto vedere. E l'Aquila manda invece ai materassi nelle retrovie l'istrice che stava recuperando. Abbiamo parlato che le prime tre contrade sono state quelle che hanno fatto tutto il palio. Forse era proprio l'istrice la contrada che poteva inserirsi dalle retrovie, Mario? Lui era partito molto lanciato, lui poteva inserirsi, però quando parti un po' dietro in quel modo sei atto e fatale a San Martino, anche senza volere ti trovi degli ostacoli, se te lo vedi lui è molto esterno, l'Aquila che ha anche lui un cavallo nuovo tutto sommato, quindi ha bisogno anche lui di imparare a correrci. Va proprio larga però stava ovvio. Arrivando molto forte l'istrice Morosita ha fatto vedere di essere capace ancora di però fare però non aveva guadagnato tantissimo sulla spianata. Certo, c'è da dire una cosa Massimo, questo la voglio dare, il colonnino ci si passa sempre lontano ora da San Martino. Sì, è vero. E vabbè, questo è il palio moderno, va bene, diciamo così, va bene. Cioè, quel colonnino che prima era proprio il modo per vincere, stringo il colonnino, Paolo. Anche, fortunatamente per la mia storia contradaiola, anche per perdere, perché qualche volta ci hanno battuto tanti e ce l'hanno perso il palio. Massimo, tieni più vicino al microfono, altrimenti sì, non ti sentiamo. Ecco, in questo modo vediamo che in pratica l'Aquila, che poi resterà quarta per tutto quanto il palio, è stata passata per un attimo, mette fuori gioco del tutto l'istrice. Sarà stato in questo momento che Morosita si è fatta male, Mario? Non so che infortunio, che tipo di infortunio ha avuto Morosita, però sai, può anche darsi, e Morosita è una cavalla grossa, una cavallona, però sai, cavalli a quella velocità, col peso in discesa, trova un ostacolo in quel modo, ecco, può darsi. Sapete che vi voglio dire? Che quello che prende il colonnino più vicino, alla fin fine, è la selva. Parliamo del palio della selva, Paolo. A me personalmente il Koger è piaciuto, ha dimostrato, è giovane, era il suo secondo palio, quindi ha dimostrato una buona maestria a cavallo, ha dimostrato quella duello con l'Aquila, l'ha passata, poi è stato ripassato, comunque ha fatto un signor palio per me, secondo me per essere un giovane fantino è un personaggio da tenere di buon occhio, del resto la scuola non gli manca d'accordo, mi è piaciuto molto più ora che a luglio, certo, anche se a luglio era proprio padre, che non ci dimentichiamo che a luglio c'aveva la cavalla della Chiocciola, era partito primo, perché se non vado errato a luglio era partito primo e ha girato molto attardato a San Martino, però nessuno nasce imparato e quindi sono d'accordo con l'avvocato Viviani e mi sembra che Massimo un figlio d'arte sufficienza. Ha fatto un buon palio però con questi cavalli quando sei dietro puoi essere ti pare insomma resti dietro puoi fare un palio recuperando il famoso recupero sì. È soltanto del puro sangue no non è soltanto del puro sangue ma qui abbiamo veramente fatto una scelta scientifica di una razza o di un tipo di cavalli che pressappoco si equivalgono, quindi se uno parte avanti per recuperare deve succedere qualcosa di particolare. Allora andiamo avanti e arriviamo a questo punto al primo casato, perché il primo casato di cose ne succedono molte. Allora intanto il primo casato gira ancora prima la Chiocciola, in questo momento Elias Mannucci sembra ancora averci benzina. Elias Mannucci è un fantino che a un certo punto sembrava, dopo il palio nell'istrice, essere caduto quasi in disgrazia. Poi è stato ritrovato. Mario, che effetto ti ha fatto Elias? Elias ha fatto
è anni che fa una provincia molto buona, è un bravo partente. Nell'Istria ha avuto la sfortuna ovviamente di avere accanto la Lupa, perché il dramma del Mannucci è venuto perché ha vinto la Lupa, giusto o no Paolo? Che se probabilmente non vince la Lupa passa inosservato il fatto che non abbia poi... Poi evidentemente ognuno nella vita ha un ruolo. Quel ruolo lì può darsi non gli si e poi, poi io non so neanche quali sono stati gli ordini ha dato in quel momento vediamo lì. Vediamo qui il Cassato, ecco. Non so neanche che ha dato il capitano dell'Istria a Mannucci, perché allora se si vuole, il Mannucci era a luglio dell'anno scorso, giusto? Bene, sì. A luglio dell'anno scorso aveva Smeraldo Nulese, che era stato Trecciolino, che correva nel Drago. Io ci ho parlato la mattina della quarta prova e lui mi disse: Mario, il miglior cavallo ce l'ha l'Istrice, per dire, e quindi, cioè, capito? E quindi non so, andare non solo ti ripeto, di io non difesa so, ma anche d'attacco. Qui, io non mi permetto assolutamente di dire nulla, perché non so gli ordini che avevano dato al Mannucci. Paolo, qui battono comunque sia la chiocciola, beh, il famoso colonnino, che il montone. Che il montone, qui battono sia la chiocciola che il montone. Cioè, questo io lo dicevo prima a telecamera spenta, è stato un bel palio. È stato un palio anche se si analizza, caratterizzato da tanti errori tecnici, piccoli o grandi errori tecnici, cioè diverse volte ecco, c'è vediamo stato... Ecco, che batte il colonnino sia del colonnino che il montone. Il montone no, montone va dietro, tanto Esatto, ma la chiocciola batte sia nel colonnino rimbalza sul palco, dove dietro batte anche. Quindi l'aquila. Questo significa ovviamente perdere l'azione. È qui l'azione. Che la chiocciola ha perso il palio, Paolo. Probabilmente il primo grosso contributo è questo, poi si torna all'altro discorso, anche al secondo, poi c'è stato un attimo in cui sembrava confuso perché si è girato. Poi le vediamo le immagini, le abbiamo proprio estrapolate per dare la migliore impressione su questo che abbiamo passato proprio al microscopio. Ma a San Martino, scusate, al Cassato succede anche un'altra cosa, la caduta delle due contrade che impattano, Torre e Istrice. Torre. Ecco, dicevamo, l'Istrice era reduce dalla botta a San Martino. Potrebbe essere già arrivato il cavallo in condizioni, Massimo, che voi che eravate più in posizione... privilegiata, potrebbe essere Morosita che è arrivata già lesionata e ha fatto quello scivolone al Casato che poi ha impattato con la Torre. Io credo quasi sicuramente, per logica la risposta è sì, ovviamente. E poi la dinamica che si vede abbastanza male, ma la dinamica della caduta dell'Istrice è evidente che era un problema, non c'era nessuna possibilità di altri cavalli o di altre situazioni che gli potessero dare noia, quindi sì. Ma ha cambiato il palio questa caduta? Non credo. Il palio non no, credo. Però comunque sicuramente la caduta dell'Istrice è figlia della botta a San Martino, perché se vedi bene sembra almeno che lui non trova il posteriore e poi si impenna, proprio perché non trova il posteriore, lui stava... Il cavallo non era già... Io non so se dipende dalla botta, ma quasi sicuramente direi di sì. Il dato di fatto è che è cascata a centro pista praticamente da sé. Una cavalla esperta e un fattivo esperto mi dice, difficile succedere una cosa in quella maniera. Ecco. Allora io, e poi la Torre che era dietro, se non mi sbaglio, casca sull'Istrice o casca di suo. Casca di suo. Una cosa, è successo poi un parapiglia al Casato, dopo la caduta di Istrice e di Torre, parapiglia al Casato che noi abbiamo scelto di non pubblicizzare troppo. Ti tanto, ringraziamo tanto dei già, complimenti Paolo, tanto perché è già su tutti i telefonini il fatto che sia su tutti i telefonini che giri in un modo in cui anche il magistrato ha detto e ha invitato a non fare, di dare pubblicità alle immagini. Siccome molti sono senesi che le fanno girare, no, 99% sono senesi. Non abbiamo voluto essere complici di un simile atteggiamento, quindi abbiamo privato i nostri ascoltatori di questo
scoop, però abbiamo preferito mantenere quello che era stato richiesto anche dalle contrade e quindi sappiamo che questo è avvenuto, ma al momento lo vogliamo solo commentare. Poi sono cose fra fantini, non mi sembra che sia successo altro. Allora, noi andiamo avanti con la nostra corsa, abbiamo fatto il primo casato, però andiamo un attimo in pubblicità e poi passiamo al secondo giro. Palio il giorno dopo, palio al microscopio, siamo sempre qui ad analizzare veramente attimo per attimo questa corsa. Abbiamo appena passato abbiamo finito il primo giro, abbiamo cominciato il secondo giro, siamo arrivati a San Martino e a San Martino c'è una chiocciola che gira abbastanza larga. Abbiamo detto che la caratteristica di questo palio è stato il girare larghi, ma è una questione di cavalli che non girano, Mario, di cavalli, di fantini che hanno paura o di che cosa? Insomma, non mi sembra, mica larghissimi poi sono girati, è una questione, c'è il cavallo che ti permette delle traiettorie più strette, altri che veramente vanno clamorosamente a largo, a questo proposito si vedrà il cavallo del Bruco. Ecco, adesso le vediamo, fra un po' le vedremo, sì, dalla, però, ecco, quindi, da qua dall'alto. Non è che poi girano larghissimi, cioè, insomma. Ce la fanno rivedere, se riguardiamo... Un po' larghini sì. Però, io direi larghissimi. Però insomma Bruco... siamo sul centro della pista, proprio, se quando arrivi in velocità, insomma, poi ci sono cavalli che ti permettano di farlo, altri non ti permettono. Un cavallo che è primo, come è prima la chiocciola, deve usare ogni metro per prendere vantaggio rispetto agli altri. Ha girato la pista. Insomma, non so motorini, No, però si diceva prima, se te guardi la selva, che fa un San Martino bellissimo, è il momento in cui passa all'Aquila, perché per un San Martino in quel modo ti guadagni 2 metri, cioè effettivamente loro sono stati un po' ignorati. Ma anche l'onda nel casato, per esempio, gira molto più stretto di Vellata, anche lì e passa al montone, se te lo ricordi. Sì, però sembra l'onda era già larga. Sì. Doppio sorpasso tra montone e onda è un po', secondo me, la chiave di lettura e la risoluzione del palio. Perché, spiegaci, Massimo? Perché a quel punto, cioè, si potesse fare un palio lentissimo, tutti avrebbero detto quando il montone è secondo, e adesso il montone va a vincere il palio. Perché sulla carta aveva il cavallo che gli permetteva che doveva essere di andare, più forte di Porto Alabe, cavallo da via. Purga, e invece il sorpasso dell'onda e di nuovo il contro sorpasso del montone ha dimostrato che era una questione di centimetri. Ecco, a San Martino cade il Bruco, se vediamo prende veramente una traiettoria larghissima già da molto prima, da dicevamo dopo la fonte e poi fino a andare ai materassi. Non Mario, accenna neanche, questo non lo so, che sai, anche qui siamo col cavallo nuovo, probabilmente te per le prove, ma un cavallo comunque è conosciuto, sì, però ricordiamo che è del ma il cavallo nuovo per piazza, capito qual è il problema? Che te per le prove può provare quanto ti pare, ma al palio vai sempre a una velocità doppia di quando vedi le prove e sembra, visto quanto è andato stasera, stamani, vero o no Paolo? Come no? Palio vai sempre a doppia velocità, il cavallo meno esperto, purtroppo anche un fantino bravo, per portarsi nel massimo sforzo abbia perso la correttezza del cavallo, sì. È vero tutto. Io però prima ho detto, è un mio convincimento, quindi non vale nulla, però che è stato un palio caratterizzato da diversi erroretti tecnici, sicuramente San Martino e Bruschelli da un punto di vista tecnico San Martino sbagliato, poi il perché il cavallo nuovo, ma c'era sopra, c'era Gigi Bruschetti, c'era un fantino che di esperienza. Esatto. Però una cosa bisogna dirla, durante le prove, che di solito il Bruschelli prova una curva per volta, una curva a prova, questa volta io non l'ho visto provare un granché. Ma l'ha fatto per una prova, forse la terza, una prova del pomeriggio, l'ha fatta, forse la terza prova.
provò un po' di più, però torno a ripetere. Io dico sicurezza del cavallo o timore di un cavallo che aveva già dato, cioè, io penso che quello che è successo a luglio, anche un fantino esperto con il pelo sul cuore si dice, però insomma ti prova. Quindi avrà avuto timore lui e il cavallo l'avrà sentito e poi si sarà innervosito da parte sua anche il cavallo, perché non è possibile che gli diano da pensieri due cavalli su due. Ha un Bruschelli che di esperienza ne ha per tenere cavalli davvero di ogni specie. Mario ride. No, rido perché la sorte è così, è incredibile. Se pensa a un fantino come Gigi, gli capita per due volte due cavalli suoi. Ecco, se suoi, la regia ci rimanda la caduta. Gli capita due cavalli suoi e praticamente nessuno dei due li fanno correre il palio. Uno perché... Sì, perché sì, sì. Però la questione è questa, Gigi Bruschelli è un grandissimo fantino, ma non è più la prima scelta per tante contrade. Non quindi, è stata nemmeno a questo palio, ecco, qui la vediamo bene. E quindi si deve anche adattare a montare situazioni un po' più difficili che possono portare anche a queste situazioni. Paolo? Che comunque, tornando a quello che dicevi te, la paura a luglio, eccetera, questo era il secondo San Martino, però. Esatto. Non era il primo San Martino, era il secondo San Martino, cioè il Bruschelli aveva già fatto un giro con questo cavallo. Al secondo San Martino è successo questo, poi perché sia successo io non ho le cognizioni tecniche per dirlo, da profano. E qui si sente il gap fra me e lui, perché lui è un capitano, conosce la provincia, io sono un ex priore, conosco le onomati, però da profano dico che qualcosa c'è stato, insomma, no. E non è andato a questo San Martino. Io non accetto la provocazione tua. No, provocazione vabbè, nel senso buono. Vabbè, queste schermaglie fra dirigenti, fra grandi e bravissimi dirigenti. Però anche perché lui lo sa bene, le sa bene anche le province. Indubbiamente qui allora qui vediamo sei contrade. Qui vediamo sei contrade, ce n'è una settima che è Loca, che cascherà tra poco, e che non in pratica è come se già non facesse più parte del palio, è molto molto arretrata e poi cade. Guarda, Loca è dalla Fonte che non ha più fatto parte del palio. Perché alla Fonte Loca, però aveva già fatto il palio. Loca è sempre stata ultima a 7-8 lunghezze dal penultimo, se non vale il caso. Però alla Fonte aveva ben fatto il suo palio. Fatto il suo, lui quindi... ha detto, poteva anche scendere. Ma qualcuno l'ha capito come è caduto allora? No. Massimo, te che eri lì? Assolutamente no. Io penso che anche lì ci sia stato qualche problemino del cavallo. Ce l'ho fatto e si è andato, perché uno, anche se è ultimo, va piano in quel modo... Cioè, no, effettivamente... non ci vai, e poi cadere in quel modo tutto da solo a metà pista può darsi che qualcosa con quello sotto abbia avuto qualche problema. Allora, noi non sappiamo che fine abbia fatto, quindi perché sia caduto, ecco, quale sia il motivo che ha provocato la caduta. Devo dire che abbiamo avuto difficoltà anche a trovare le immagini, i nostri tecnici le stavano cercando, ma noi prendiamo un attimo di tempo perché ricordiamo che ha vinto l'onda, no? Questa è una cosa che dobbiamo ricordare. Ce ne dimentichiamo ogni tanto. E come ha vinto? E che l'onda in questo momento... E come esce da San Martino l'onda? Poteva è terza, e sì. In questo momento si può anche pensare che il palio non lo faccia più. Sì, infatti molti hanno pensato che il palio a quel punto fosse fatto. La Chiocciola, tanto tempo che non vince, il Malnucci che ha fatto due giri in ottima... diciamo dando il massimo di quello, certo, che poteva dare. E quindi però l'onda ha vinto e noi andiamo a trovarla, l'onda che è in giro per le contrade, e in questo momento è nella contrada del Drago. Veronica Costa con noi. Sì, siamo qui nella contrada del Drago dove sta arrivando l'onda che sta facendo appunto il giro della vittoria. Sono qui con un contradaiolo speciale. Grande vittoria della contrada dell'onda ieri, grande gioia quindi oggi. Ma direi di sì, nel senso, cioè, poteva andare peggio, insomma. C'è una certa soddisfazione, insomma.
Cavallo che torna dopo luglio anche agosto, questa volta una grande corsa. È tornata apposta perché di luglio ha visto fra la rincorsa, fra che ci hanno lasciato fuori e tutto il resto, non si è potuto mettere a frutto il lavoro fatto. Invece d'agosto è venuto, direi, un po' meglio. Di luglio di rincorsa, questa volta invece dentro i canapi, e poi Carlo Sanna, un grande fantino, una grande corsa. Dentro i canapi Carlo Sanna, meraviglioso, la nostra stalla meravigliosa, e un palio direi incredibile, perché sorpassi, traiettorie da cambiare, cioè stavo veramente strepitoso, sono contento perché a me Carlo mi è sempre piaciuto come fantino, quindi doppia soddisfazione. Bene, allora ridò a te la linea a Susanna, vi stanno arrivando i tamburi e aspettiamo l'arrivo appunto di tutti i contradaioli. E noi siamo tornati, ringraziamo Veronica di fare l'inviata a giro per la città. Il momento in cui le contrade vanno a portare il saluto alle consorelle è un momento tradizionale del dopopalio, perché i turisti se ne vanno il 3 di luglio e il 17 di agosto, ma Siena non si addormenta. Dicevamo, la caduta dell'Oca, immagini non ce ne sono, quindi spiegare che cosa è successo non è facile. Oltretutto il capitano si è limitato a dire che quello dell'Oca è stato un palio improntato solo alla difesa per quanto riguarda la rivale. Quindi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi noi torniamo con il secondo casato. Tornati con il nostro palio al microscopio, ci seguono e noi siamo contenti quando ci seguono e vogliono intervenire i nostri ascoltatori. Abbiamo una telefonata in linea, gli vogliamo dare spazio. Marco Saletti dovrebbe essere in linea con noi. Pronto Marco? No, ancora non lo sento. Marco? Puoi sento? Sentirci? Sì, io sento benissimo. Marco, puoi sentirci? Sì, sì. Pronto? Bene, allora, volevo sapere il motivo dell'intervento. Sì, io volevo fare una precisazione perché visto che così sapientemente valutate e analizzate il palio, lei ha fatto una dichiarazione, ha detto che quello che è successo fra il Mari e il TTA è frutto di eventi e di faccende personali. Mi sembra assolutamente sbagliato, perché quello che è successo in piazza è successo con due fantini che avevano il giubbetto di due contrade, che evidentemente la questione era su quello che era capitato o alla mossa o durante la corsa. Per cui non mi sembra assolutamente giusto dire che sono cose personali che non riguardano le contrade, perché nel momento in cui un fantino innerba in modo assolutamente sbagliato, secondo il mio punto di vista, addirittura dopo essere caduti a terra, il fantino della mia contrada, non mi sembra che possa essere catalogato come una cosa di tipo personale. Per me scusa, riguarda Marco, la mia contrada. Ma tu mi dici, Marco, mi senti? Sì. Tu mi dici, non è solo una cosa di fantini, e poi mi dici i due fantini che possono avere ragioni personali. Io ho detto che quello che è successo a tutto tondo, al 100%, a riguardare a una vicenda di palio, alla corsa e al giubbetto che indossavano, e lei invece ha detto che sono cose, la questione che è successa, di tipo personale. Non sono cose di tipo personale, è stato fatto tra fantini che non ha coinvolto i loro guardafantini, i popoli, è stato solo un episodio del quale sono stati protagonisti due fantini che però hanno due giubbetti di contrade e che quindi sono in un momento di palio, questo è indubbio. Però dobbiamo anche dire che noi non l'abbiamo voluto trasmettere, in quanto si tratta di una cosa che esula
da quello che è stato approvato soprattutto dal consorzio e dal comune di trasmettere, che è una cosa che deve far bene al palio, mentre quello che circola su WhatsApp e su Facebook non crediamo che faccia bene al palio, e il magistrato ha stigmatizzato questa cosa chiedendo anche ai senesi e soprattutto ai contradaioli di non farlo. Perfetto, questo sono perfettamente d'accordo, non fa una piega, però volevo ribadire che quello che è successo non è una vicenda personale, ma ha coinvolto comunque, perché da istriciaiolo vedere il santino di un'altra contrada che lo nerba non mi ha fatto assolutamente piacere. Aspetta Marco, ti vuole rispondere anche Mario Toti. Ciao Marco, ecco, però Marco sente soltanto me come microfono. Marco, Mario, se mi vuoi porgere la domanda, gliela porgo. Sì, no, io. No, non fa domande. Io volevo dire anche poi che in questa trasmissione che si chiama Il Palio al Microscopio si sta, o almeno l'intenzione vostra, pensavo fosse quella di analizzare esclusivamente la corsa, certo, non, il nostro non è infatti, di analizzare la corsa. Tant'è che si sta vedendo il primo casato, il secondo San Martino e la mossa e così via, quindi quello lì è un effetto spiacevolissimo, probabilmente Marco ha ragione anche nel dire che, però che non riguarda strettamente la corsa a quel punto, certo. Lì, quindi forse è anche un po' fuori programma o no? Marco, hai capito qual era il nostro punto di vista? Come sì, noi sì, abbiamo capito perfettamente il tuo. Ti ringraziamo infinitamente di essere intervenuti e di averci grazie aiutato a precisare questa cosa. Ringraziamo Marco Saletti che è intervenuto. Andiamo al volo da Veronica. Veronica, a te. Sì, sì, siamo sempre là nel Drago dove è arrivata la contrada dell'Onda. Sono qui con alcuni contradaioli. Grande gioia. Sì, a luglio ti avevo detto era un buon cavallo, ci ha messo un mese e mezzo, però alla fine era un buon cavallo. È vero, già arrivava nell'Onda a luglio e ora agosto invece una grande corsa. Grande corsa, abbiamo vinto un grande palio, andiamo grandemente in quel posto a tutti, non lo so, vediamo cosa succede. Gioia tanta quindi, continuiamo, grande anche abbigliamento oggi. Abbigliamento da palio vinto. Dai. Perfetto, una grande corsa quella di Carlo Sanna che ha portato questo palio dedicato a Giovanni Dupré in via Dupré. È una corsa eccezionale direi, un palio spettacoloso. Meglio di così un poteva andare, già fatta aspettare un mese di più, però alla fine ce l'ha portato. Quindi qui la gioia continua ovviamente, io ridò a te la linea Susanna. E noi ringraziamo Veronica di essere entrata in questo tourbillon di festeggiamenti. Andiamo velocemente un po' più avanti con delle immagini e bisogna a questo punto arrivare al secondo casato e poi al giro dietro la Fonte Gaia. Se la regia ci manda le immagini, ecco qui siamo, c'è la caduta, facciamo questo casato che cambia molto, perché dopo quel doppio sorpasso che si era detto del Montone, qui è l'Onda che riesce a prendere la seconda posizione lanciata. Massimo. Beh, qui a questo punto siamo molto avanti con il palio, quindi dobbiamo complimentarci prima di tutto con la stalla dell'Onda, perché a questo punto si vede la potenza, si vede il motore. Si vede però anche che Stanna gira stretto. Sì, ma questo è, secondo me non è determinante, perché lui aveva in mano la situazione, perché poteva, ecco, si vede chiaramente la differenza, fa la differenza il motore, insomma. A questo ma punto Sarbana si era detto che era un cavallo che c'aveva il terzo giro. Sì, ma la realtà poi è questa. Questa quindi è la realtà. Ha il terzo giro quando forse le va tutto bene, perché come tutti questi cavalli mezzo sangue, Mario? Ma no, è una cosa è fare una cosa ma fatta a luglio, partita prima, ha gestito il palio me li è pazzo, l'ha fatta riposare quando gli è pazzo. Questa volta
qualcuno, o non mi ricordo chi di loro, ha detto giustamente sorpassi e controsorpassi, per un cavallo costano, cioè se invece quando mentre a luglio si è potuto permettere di farla riposare, invece lui gli è toccato a dargli un'altra strizzata per risorpassare l'onda, poi in fondo te lo ritrovi. Quando la corsa è meno lineare, non è avere o non avere il terzo giro. Allora io vi interrompo, rimaniamo sul casato, ma andiamo un attimo in pubblicità. Ed eccoci tornati in onda per analizzare il nostro palio al microscopio. Eravamo rimasti al casato, vero? Sì. E al casato vogliamo tornare, perché al casato in pratica è qui che si gioca il destino del palio, Mario? In parte sì, perché intanto il Montone, se non va legato, perde la seconda posizione. E l'onda, oltre a passare il Montone, guadagna un po' di metri anche sulla chiocciola, perché ha girato nettamente più stretto. Cioè, un casato che deve... fa decidere le sorti della mossa per chi sbaglia o per chi fa bene, Paolo? Qui secondo me è un po' per tutte e due, perché qui si è visto chi ha sbagliato e chi ha fatto molto bene, perché l'onda ha fatto un sorpasso all'interno, aveva più cavallo in quel momento, si vede benissimo, quindi giustamente sono stati fatti i complimenti alla stalla, ma ha fatto il sorpasso al Montone all'interno, poi si è portato all'esterno, ha preparato il sorpasso alla chiocciola, tanto che quelli che io ho definito prima piccoli errori, il fantino della chiocciola con la coda dell'occhio, se ci fa caso, lo vede all'interno e poi dopo prosegue a girarsi all'interno per cercarlo, invece lui è bello passato. Questo lo vediamo più tardi, all'interno vede con la coda dell'occhio l'onda, quando passa all'interno il Montone. Massimo, in che condizioni è in questo momento sia Elias Mannucci che il cavallo della chiocciola? Secondo te è in un momento di calo? È un momento di calo, è l'inizio del terzo giro e secondo me non c'è più, non lo sente sicuramente più come l'ha sentito nei primi due giri. Gli manca non solo la potenza ma anche la forza di manovrare il cavallo, cosa che l'onda ha fortemente. Bravo Massimo, perché quando un cavallo è stanco proprio perché non sono motorini lo sposti peggio. Allora chiediamo alla nostra regia di mandarci oltre il casato a questo punto e di mandarci dal casato a circa Fonte Gaia, perché qui si gioca veramente il palio in questo momento. Ecco, poco dopo Fonte Gaia, fra, come si chiamava, l'Uccellaio, io sì, mi ricordavo, fra l'Uccellaio e San Martino, Carlo Sanna supera e passa. Qui va a velocità doppia. Qui permettimi una citazione 92. Vai, una citazione. 1992, Mario Tosi. Ecco. Meglio di lui può raccontare quando c'è la differenza così. Sì, qua è, ecco, qui vediamo un grande inciampone della Selva. A questo punto la Selva è fuori dai giochi. Però prima parlavamo della prestazione di Andrea Coghe. Se la regia ci ripropone l'inciampone della Selva, si può vedere che comunque la Selva non era messa malissimo. Dalla telecamera in alto si vede meglio. Cioè, ha continuato a lottare, eccola, pur avendo un bel divario rispetto ai primi, ha continuato a lottare fino in fondo. Questo inciampone del cavallo, ma come viene? Cioè, il problema, secondo Paolo? Secondo me si tocca col Montone. Quindi avrebbe rallentato il Montone in questo momento secondo me ci sarebbe trovato un tamponamento. Ancora. Guarda, vedi? No. Forse no. Io credo sia è un fatto atletico. Sì, è un fatto atletico, è vero. No, mi perché sembrava, vediamo da qui poi mi sembrava che la Selva ha perso posizioni, non è arrivata a ridosso dei primi, ma ci sarebbe potuto arrivare. Questo momento non significa niente, perché il quarto e il quinto non significano. Però si tratta di un fantino giovane, quindi vogliamo capire intanto, che valore può avere nei prossimi pali, visto, ecco Andrea. Intanto si è visto che i fantini sono tutti allenati, perché i fantini perché degli anni 70 ci andavano in terra tranquilli. Ecco, l'inciampone della Selva, questo l'avevamo notato poco, perché ormai siamo già a guardare i primi. E allora andiamo a guardare i primi, perché qui la chiocciola comincia a girarsi da una parte e dall'altra. Intanto il fantino, se si vede dalla telecamera quella più vicina,
non dà più di braccia, ma dà solo di nervo. Mario? Questo in genere non si dovrebbe fare, perché a valli si spingano molto meglio con le braccia che col nervo, però... Ecco, qui dà solo di nervo, di braccia, in pratica è fermo, mentre vediamo Carlo Sanna, vero Paolo, che ancora dà molto di braccia. Carlo Sanna ha fatto tutto il palio, ha fatto tutti i tre giri con una mano sola, diceva, mi sembra senti ieri, il capitano dell'Onda, una mano sola e con quell'altra al nervo. Lui non ha mai smesso un attimo. Ecco, qui è fermo proprio, c'ha quel braccio... Però giustamente, diceva Mario prima, quando poi il cavallo perde, lo manovri, e da sopra lo senti, perde o no, e lo manovri peggio. Poi qui, ti ripeto, secondo me c'è stato anche quell'attimo di titubanza, perché lui se l'aspettava lì dentro. Ecco, vediamo a un certo punto che si gira dalla telecamera, quella più bassa, vediamo che si gira a destra e lui non si aspetta, vero Massimo, che il fantino dell'Onda gli entri dall'esterno, è quasi da puro sangue. Ma non si aspetta, lui intanto sente che il cavallo non ce l'ha, non ce l'ha più. E quindi questo è il primo fatto. Ecco, qui si gira più volte. Si gira più volte, ma è un fatto, credo sia istintivo e basta, non tattico. Poteva provare, se se ne accorgeva, che poteva fare forse, esatto. Poteva provare a alzarlo prima di San Martino, ma con questa differenza di cavallo lo spolverava lo stesso. Comunque, se Sanna ha provato questa traiettoria, dopo averla provata anche a luglio, tutto sommato, nell'Aquila, vuol dire che sentiva proprio il cavallo nettamente superiore. Massimo, e lo ringrazio, ha ricordato un po' il 92, lo fece anche più a ridosso addirittura della curva Beppino Pesce o Piteus, passando il districe della torre, ma perché sapeva che c'aveva sotto, cioè per provare una manovra così. Infatti adesso ho disperato, molto sicuro in questo caso, e penso qui fosse sembrava molto sicuro, molto sicuro. Più che disperato, esatto. No, ma che ti ho detto, in questo caso mi sembra molto sicuro, perché tanto passa già abbastanza bene, abbastanza prima, vedi, qui ecco, è già una similitudine. L'anno scorso il Jonathan Bartoletti ha vinto passando dall'interno in una mossa, in un movimento kamikaze, ora mossa non la voglio fraintendere con la mossa, con il movimento quasi kamikaze, che si è infilato tra la steccionata e il cavallo del drago. Carlo Sanna ha fatto una corsa molto più ragionata, Massimo. Ha fatto una cosa più ragionata perché aveva la linearità qui di poterlo fare, nel senso aveva il cavallo di potenza e non voleva e non poteva rischiare di più, nel senso non aveva nessun senso. Se non l'avesse passato prima di San Martino, lo passava dopo. Ce l'avrebbe fatta, Massimo? No, ma scusa, io credo, Mario. Lui, Carlo Sanna, da uomo di cavalli, ha capito che aveva molta più potenza della chiocciola, e allora chi glielo fa fare da andare a rischiare di prendere una parata e di rimanere schiacciato? Poi a quel punto magari vince il montone, fa per dirti, capito? Lì rischiava molto di più a passare di dentro e a passare di fuori, a mio avviso. Allora andiamo all'ultimo San Martino, perché poi a San Martino il palio è fatto, e poi concludiamo con, dopo San Martino concludiamo chiedendoci chi promuoviamo e chi bocciamo, perché questo va fatto. Ecco, qui a San Martino, per assurdo, hanno girato più vicino al colonnino al terzo San Martino che al secondo, sbaglio? No, è vero, è vero. Come mai questo, Paolo? Ma probabilmente perché ormai, sai, era l'ultimo San Martino, si prova un po' tutto. Perché tutto l'abbiano per tutto. Tutto per tutto, probabilmente, ma comunque l'Onda è rimasta a distanza di sicurezza assoluta anche sì, a anzi San poi Martino, ha preso anche. Ti ripeto, io sono d'accordo sul fatto che era consapevole della potenza del cavallo, se non lo faceva lì lo faceva dopo, e insomma si vede che proprio lo manovra come rischiava pare. Molto di più a entrare di dentro. Certo, certo. È molto raro che si possa entrare all'interno. Appunto, è una... Tant'è vero, se ti ricordi, Andrea Mari nell'agosto scorso guardava all'esterno, certo. Perché se l'aspettava di fuori. Certo. E questo è il San Martino che consacra in pratica la vittoria dell'Onda, perché poi prende anche lunghezze rispetto agli inseguitori, gira perfettamente questa volta... Casato. Al Casato, e va
ad alzare il nervo fra lo stupore di moltissimi che non avevano creduto nella vittoria. Guarda, questa dinamica della corsa mi ricorda moltissimo quella del 72 quando vinse lo Zedde nell'Onda con Orbello, che veniva da dietro e vinse in questa maniera. Però si disse, ovvio, è Orbello, grande potenza, ha superato tutti. Dobbiamo dire di questo cavallo allora. No, ma lì, se non mi sbaglio, nel 72 ci fu anche, lo vinse l'Onda, ma lo perse parecchio Loja, che aveva Sindia di Terralba, che cascò. Non chiedete a me nel 72 sembra... che cosa succedeva. Sì, però l'Onda fece un paio da dietro. Sì, così. Da dietro, però insomma, se Loja non casca, probabilmente vince. Allora, siamo arrivati alle ultime battute della nostra trasmissione. Facciamo promosso, bocciato, rimandato a settembre. Non mi potete rimandare tutti, cioè più che a settembre, alla primavera. Non mi potete rimandare tutti per non prendere posizioni, quindi andiamo con Carlo Sanna. Super promosso. Con la lode. Promossissimo. Bacio accademico. Bacio accademico. Allora, Carlo Sanna, promosso a pieni a voti. Pieni voti. Promosso più di quanto è stato promosso Jonathan a luglio? Ma direi uguale, un po' di più perché ha meno esperienza, però direi uguale, hanno fatto due pali perfetti. Sì, hanno fatto due pali perfetti. Sì. Diciamo che questo è stato un palio forse più manovrato, più lottato, quindi... quindi forse un più in più glielo diamo. Un più in più glielo possiamo dare. Allora, abbiamo un istrice con Azzeni, rincorsa e tutto il resto. Promosso, bocciato, rimandato? Io direi rinviato perché, anch'io. Perché dalla rincorsa oggi è veramente, veramente un discorso. Rimandato difficile. Anche perché poi ha avuto quella strizzata a San Martino, però insomma siamo stati rimandato e bocciato. Rimandato sulla fiducia perché tre materie. La strizzata sì, però c'era uno spazio alla mostra. Esatto, vediamo tre materie. Che studi molto. Cioè, ricordiamoci una cosa, che Azzeni e Mari sono due fantini che quest'anno avrebbero dovuto consacrarsi e che invece non hanno avuto nessun risultato, ecco. E questo per l'anno prossimo conterà molto, perché... Non è una. Allora, dobbiamo dare un non classificato, e ce ne dispiace, alla Lupa, della quale non abbiamo parlato, certo. Ma hanno fatto un bel gesto nel chiamare loro addirittura la commissione veterinaria per dire che il cavallo non sarebbe stato. Sapendo che dal momento che chiami il tuo nome ex, anche te pensi deputato della festa, come chiami la Mattia Provaccia, vuol dire che è un corribile. E avendoci l'avversaria anche quotata, ci si può immaginare quanto questo sia stata una cosa. È stato indubbiamente un bel gesto nei confronti della festa, nei confronti di tutti. Diamo onore quindi anche alla Lupa e alla dirigenza della Lupa, che non ha voluto rischiare il cavallo Cuore dei Sedini. Assolutamente. Oca, Pusceddu. Promosso. Per quel che doveva fare, promosso. Assolutamente. Non abbiamo capito la caduta, io continuo a chiedermi la caduta, però quello che doveva fare. Se un fantino è Pusceddu fa due giri a Cacciarella neanche, mi casca da ultimo a San Martino, vuol dire che penso il cavallo anche probabilmente l'abbia presentato magari. Quindi vorremmo anche sapere, ci informeremo delle condizioni del cavallo Renalzos. Zedde, Aquila. Passo. Io... No, io lo muovo perché secondo me ho avuto paura per le prove, devo dire, visto un'Aquila in crescita davvero e mi ha preoccupato questo, quindi al solito ultimamente lavorano bene, chapeau alla mia avversaria, c'ho tanti amici, per cui devo dire che il palio avevo più paura prima. Cavallo conosciuto poco perché in provincia Jonathan anche giustamente li faceva fare un giro e mezzo, poi fermava a cavallo nuovo, però secondo me un fantino deve fare qualche cosa, provare qualche cosa di più. Non mi dire che questo è un rimandato perché io lo prendo per bocciato. Massimo. No, io infatti non ho detto niente, secondo me è sul 5 e mezzo di verità.
bocciato perché era nella posizione per partire meglio, poi magari il Palio poteva anche non farlo, perdere, sparire, però doveva partire come sono partiti gli altri. Siamo delle traiettorie un attimino più strette e averci provato un po' di più avrebbe raggiunto quella sufficienza. Dunque, l'unica cosa che non ti posso imputare secondo me sono le traiettorie più strette, per quello che io ho intravisto in quel cavallo lì. Che è un cavallo bellissimo tra l'altro, no? Però secondo me un fattino deve anche, quando corre una contrada deve qualche cosa, qualche rischio in più se lo deve prendere. Bruco Bruschelli è bocciato, dai. Lo dovete dire voi, bocciatissimo. Io, per me è bocciato, se, ma con tutto l'affetto che posso avere al canape, nessuno di Davanoia è rimasto fermo. È andato nel materiale. Mettete, se questa cosa la faceva il Mannucci, il Palio del Bruco, che gli dicevano? Che si diceva Massimo al Mannucci? Si diceva c'è tanti lavori al mondo. Bocciato? Bocciato. Bocciato. Torre, Mari. Mari rimandato perché secondo me lui aveva interpretato bene il Palio, cioè anche quello che, di cui non abbiamo voluto parlare è la dimostrazione che lui aveva preparato e anche nelle fasi della mossa l'aveva impostato. In quel momento il Mari che cosa rimproverava al Tittia? Di averlo fatto cadere o della mossa non data? No, a mio parere di un accordo non rispettato preso durante il tondino. Confermi Massimo? Sì. Mario uguale. No, dicevo per una reazione esagerata in quel modo, da una persona anche, diciamo, che è esperta, come mai ci deve essere successo qualcosa che esclude. Quindi ci doveva essere un accordo alla mossa, probabilmente. Non mi puoi lasciar lì. Per lì questo rimandato e basta. Rimandato? Io direi invece, dicendo quello che ha detto lui in una bellissima intervista fatta per il Palio, NDC non classificato perché non classificato solo per il carbone, non classificato quindi, perché tutto sommato non ha avuto modo di rimandato, comunque, diciamo, rimandato. Due materie gliele diamo. Abbiamo il Coghe con la Selva, secondo me promosso, però ti ripeto, io ho un po' se mi ricordo il Palio di luglio, continuo a promuoverlo, però non a pieni voti. Sta mettendo a fuoco il Palio e non è una cosa semplice. Come dicevano gli insegnanti a tutti quanti i genitori, potrebbe fare di più. Potrebbe fare di più, ma potrebbe. Avrebbe potuto fare di più. A luglio. Già di più. Bartoletti e Val di Montone. Beh, è promosso perché nonostante quegli errori il Palio l'ha fatto. Sì, è promosso anche perché è un partente sempre. Perché lo vedi sempre, entra sempre nel marcatore, come si direbbe. Promosso. Certo. Promosso. Chiocciola, Mannucci. Promosso come per Bartoletti, forse un po' meglio perché essendo un po' più giovane. Sì. Secondo me è uguale perché l'età è compensata, che andrebbe a suo favore, è compensata da qualche errore di troppo. Ecco, errori del genere Bartoletti ne ha fatti molti, Ha ragione l'avvocato, Massimo promosso. Sì, ma promossissimo anche perché noi vediamo gli errori, ma perché vediamo? Perché era in testa. Perché c'era, promosso senz'altro. Allora, noi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, voglio mettere a fissi questi risultati come si faceva a scuola quando si andavano a vedere i quadri. E poi Fantini vengano qui a vedere. Gli mettiamo fuori i quadri. Onda Sanna promosso, Azzeni rimandato, gli abbiamo dato, si è detto... Due materie. Un paio di materie, via. Carboni non classificato, Pusceddo promosso, bocciato Zedde, bocciato Bruschelli, rimandato Andrea Mari, promosso Coghe, promosso Bartoletti e promosso Mannucci. Insomma, è una classe decimata. È una classe decimata. Una cosa, ma promuoviamo il Mossiere o no? No. Mossiere bocciato. E voglio dire soprattutto per le interviste che ha fatto sia a luglio che a agosto. E allora abbiamo bocciato anche il Mossiere, promuoviamo Siena perché Siena è comunque riuscita
a dare in un momento così difficile, con la sicurezza, con tutti i problemi che ci sono stati. È successo di tutto con questi Dupali. Sono cominciati con un cornicione venuto giù in Piazza del Campo che poteva uccidere una persona, ed è finito con la torre del Mangia che bruciava. Cioè, è successo veramente di tutto, ma Siena trionfa immortale, diceva qualcuno, e infatti va avanti e va alla grande. Chiudiamo con un bellissimo super motion che unisce tanti momenti di questo palio, e poi soprattutto continuate a seguirci, perché ci sono tutte le interviste che abbiamo realizzato con i dirigenti delle contrade, abbiamo il giro dell'onda che seguiremo durante la giornata, e avremo tanto modo di rivedere più volte tutti i protagonisti di questa festa. Il 2017 per Siena è finito, è inverno, dice qualcuno, è ancora estate, è ancora un 2017 meraviglioso per le contrade che hanno vinto, per la giraffa e adesso per l'onda. Buona giornata a tutti e grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi. Con tutti insieme a trionfa immortale.